meglio Sacratura, ben approdati in Irex in the Wonderland. Quest'oggi video molto particolare perché ti farò vedere la mia collezione di videocassette della Disney. Mettiti comodo perché c'è molto da vedere. Iniziamo da un grande classico, cioè il Re Leone, il primo, quindi l'originale, e il secondo, il giro per il mondo con Timone e Pumba. E guarda, impara l'inglese per divertirsi. Mia madre mi voleva rifilare la lingua inglese per farmela imparare, però non c'è mai riuscita. Poi alla scoperta dei leoni e il fasullo di Simba, di Re Leone e di Simba. Uno ce n'è, tutti gli altri sono nessuno, come si vuol dire. L'originale è imbattibile. Questi varrebbero un sacco di soldi, perché questi sono introvabili praticamente. E si tratta di Fantasia e Pinocchio. Devo dire che di questo Fantasia non mi è mai piaciuto granché, perché anzi da piccola mi faceva un pochino paura, perché c'era questo qui, il diavolo, fatto bene, quindi sì, faceva impressione. Poi abbiamo Lilo e Stitch e provaci ancora Stitch. Poi scrivimi nel tuo commento qual è il tuo cartone animato preferito e se hai qualcuna di queste videocassette. Poi Pocahontas e il libro della giungla. Da notare che belle che sono le copertine. Devi figurare che sto registrando per la seconda volta questo video, perché l'avevo fatto con mia madre l'altro giorno. Poi, riguardando in post e ripresa, ho visto che le videocassette, siccome ero messa contro luce intelligentemente, e le copertine hanno la parte lucida, non si è visto un tubo! Poi Mary Poppins e la Bella Addormentata nel bosco. Abbiamo diviso per settore, ce n'è veramente tante, per non confonderci e per fare tutto più lineare. Bambi e gli Aristogatti, per tutti gli amanti dei micetti come me. Poi un cartone animato che ha fatto veramente la storia della Disney, c'è Alice nel Paese delle Meraviglie, hanno fatto pure i film. E Alla ricerca di Nemo l'hanno fatto al cinema e io ce l'ho in videocassetta. Aladdin e il Re dei Ladri e il Ritorno di Jafar. Poi Lilli e il Vagabondo 1 e 2. Anche il secondo è molto carino. Biancaneve e Dumbo. Questo, mamma, Biancaneve quanto c'ha? Allora è del 54, mi pare. E Dumbo pure. Dumbo sempre lì, del 58-60. Questi sono vecchissimi, come. Sono i primi della Disney. Addirittura questo è ambientato nella seconda guerra mondiale. Peter Pan. Sì, in Inghilterra. Questa è una storia vera, quella di Anastasia. Esatto. Della famiglia Romanoff. Esatto. Poi Red e Toby, nemici. E poi Gobbo di Notre Dame. Ma può essere mai che Cenerentola non l'abbiamo? Io ho preso tutti e tre i sacchi. Sì, ma può essere mai che Cenerentola non l'abbiamo? Cenerentola e Hercules. Però Cenerentola, stavo parlando con mia madre, c'è, che non lo troviamo il primo, quando noi pensiamo di averlo visto. Sì, oh, no. Boh, non lo so. Questo è Cenerentola 2, infatti. Cioè, che era bello. Molto. A Shrek l'hanno fatto vedere in TV mille volte. Sì, sarà bello. L'1, il 2 è molto simpatico, sì, come cartone animato, però fa riflettere. La prima della Sirenetta, quindi quello originale. Il secondo con la figlia di Ariel, che molti sicuramente non conosceranno, perché questo è un cartone animato che in pochi hanno visto. Ma io davvero dovresti dire che tu amavi molto il cartone animato. Mia sorella no. No. Io i documentari. I documentari? Di natura, però di natura. Anch'io i documentari. Sì, ma io però mi incantavo. Poi abbiamo delle piccole serie, quindi La Sirenetta e il Dono Incantato, La Sirenetta Ariel e l'Ippocampo Gigante. Poi La Sirenetta e il Balenottero Smarrito. Quello è un buon lavoro. Questo era simpaticissimo. Sì, sì, e La Sirenetta, Due Sorelle in Alto Mare. Questo andrebbe bene per mia sorella. La Sirenetta, Babysitter per due. E Magic English Friends, gli amici. E Banshee e l'altro come si chiamava? Flounder. Flounder.
Il sogno di Jasmine. Questo non l'avevo letto. E la stella dei desideri. Questo pure. Bellissima, questo pure per te. Winnie the Pooh, Natale in allegria. E Winnie the Pooh alla ricerca di Christopher Robin. Topolino canta con noi, Natale viene cantando. E poi Topolino, amore mio. Che carino, questo è romanticissimo. Poi sempre sulla serie Topolino abbiamo il canto di Natale. Il principe e il povero, questo l'hanno fatto anche in TV come cartone animato sempre. Sì. Guarda, impara l'inglese per divertirsi con Topolino. E poi le più belle storie di Natale di Walt Disney, sorrisi e canzoni, uscito nel giornale. E questo è l'ideatore della Walt Disney. Topolino, naturalmente, amici. E Topolino, lupo di mare. Poi sempre di Topolino, Magic English, Happy House, quante case. E poi qua la zampa, Pluto. A tutto Pippo, è sempre di Pippo. Ecco Pippo a pesca di wow. Poi Pippo Super Detective, tipo Sherlock Holmes. E Darwin Duck, Panico nella notte. Poi sempre sulla serie Investigazione. Abbiamo Silvestro e Titti Detective, un canarino a Dublino. Ma era la nonna che aveva Titti. Sì. Poi Paperino, un disastro di eroe, e DuckTales, avventure di Paperi, con qui, qua e qua. Ah, questo pure per la forte. Paper remoto. Cioè, invece di dire terremoto, sempre dei DuckTales. E poi Io e Paperino. Paper imparata, sempre dei DuckTales. E Tailspin, Intrepidi Aviatori. A me piace un sacco il fatto di poterti farti vedere tutte le copertine, perché sono molto particolari e diverse tra di loro. Chip e Chop, a me piacevano. Chip e Chop erano molto carini, scoiattolini. Chop e Babysitter, e invece Folletti e Cioccolato. Poi Taron e la pentola magica. E poi Le follie dell'imperatore. Anche questo l'hanno fatto vedere più volte in TV. Era orribile. No, era simpatico. Questi così lunghi dopo. Simpatico. Questo è l'imperatore, quello in mezzo. Questo è un lama. Il lama. No, quella dietro, che cos'è? Quella è una strega. Quella è una strega. Sailor Moon, dalla luna. Che piace a molti, molte ragazze. Devo spiegare perché sono d'abbigliamento diverso. Perché mia madre ha trovato altre videocassette e quindi sono qui a registrare la seconda parte di questo video. Però questo è definitivo, in tutto abbiamo 110 videocassette. Oliver e Company e Il viaggio con Pippo. Dopo Pocahontas 1 abbiamo anche Pocahontas 2 e Tarzan. Io ce l'ho anche in DVD, mi sembra. Sì. Poi Bianca e Bernie nella terra dei canguri e La carica dei 101, un grande classico. Sì, Il principe d'Egitto, questo l'hanno fatto vedere ultimamente in TV, molto spesso nel periodo di Pasqua o natalizio. E Topolino e la magia del Natale, sempre per l'inglese. Guarda, impara l'inglese per divertirsi. Simba e Mufasa. Poi Il magico mondo degli animali alla scoperta degli orsi e Bugs Bunny. Darwin Duck e l'ape Maya. Vola, 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 vola l'ape Maya. Era lei proprio, l'ape Maya. Na 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 na. Questa era la mosca. I Pokémon, ragazzi. Cioè, io c'ho i Pokémon, quelli degli albori, le videocassette. Pokémon è l'inizio di una grande avventura, per l'appunto. E Pokémon acchiappali tutti. Pikachu! Quanto mi piaceva Pikachu. Ah, è Pikachu. Pikachu. No, il pupazzo c'hai proprio. Pikachu! Poi kiss me, Licia. Na 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 na. Un po' di secolo. Ping 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 ping. Quanti anni ho? 30, 31 a novembre. Sì, sì. Poi Gli gnomi, Il racconto della tigre e Il canto delle balene. Queste uscivano nei giornali ed erano molto belle, devo dire. Mi piacevano. Poi sempre degli gnomi, Incendio nella foresta
E esplorando il corpo umano. Di che si parla? Il cuore. Cuori e muscoli, polmoni. Posso andare a fare il jukebox delle sigle dai cartoon. E concludiamo questa volta per sul serio con sempre il corpo umano, il sangue, le piastrine. Bella, la e l'origine della vita, la nascita. Se il filmato ti è piaciuto, iscriviti attivando la campanellina tutte, regalaci un like e condividilo su tutti i tuoi social. E noi passiamo e voliamo via! Ciao.